ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio su Dark Souls. Cosa abbiamo fatto nell'ultimo episodio? Abbiamo fatto tutta la parte alta della città infame. C'è un ultimo oggetto, ma quello lo vediamo adesso con la scorciatoia, ragazzi. Quindi mi raccomando, sta andando tutto troppo liscio secondo me. A parte qualche caduta, però per ora sta andando tutto molto bene. Mi piace perché appunto quando va liscio c'è più facilità, no, per farvi vedere le cose. Quindi ragazzi, io un'altra cosa, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo qui sotto, iscriviti e poi la campanella per non perdervi nemmeno un video del canale. Ora ripartendo da qua ragazzi, mezzo ninja e mezzo cavaliere, andiamo avanti. Vi ricordo che ho preso la Claymore, ve lo ricordo sempre per un semplice motivo, perché qui contro gli insetti è molto più facile utilizzare la Claymore e vi faccio vedere il perché, ve lo voglio spiegare. Non è potenziata, ragazzi, la Claymore è a livello classico, però vi voglio spiegare perché. Perché se la impugniamo a due mani fa un attacco che prende anche dall'alto. È rarissimo che non riusciamo a prenderli, capito? Cioè, tipo adesso. Però è molto più facile, vedete? È molto più facile gestirli. Quindi, non male. La Claymore però in questo momento è a livello davvero basso. Avvelenato. E quindi non ci aiuta, vedete? Anche a due mani ci vogliono tre mazzate. Che però, vabbè, oh. Tre mazzate non è che sono tantissime. Saliamo su. Sì, lo so, mi devo curare. Lo so. Purtroppo. Purtroppo. Ok. Poi, signori e signori, il nostro obiettivo sarebbe salire qua. C'è sempre il rischio di cadere alla Cates the Cane, ragazzi, figuratevi se qua non c'è mai il rischio di cadere. C'è, anzi. Ed è anche tantissimo. Però noi piano piano ce la caviamo. Qui, come vedete, non c'è praticamente nulla. E adesso vi faccio vedere praticamente la scorciatoia che vi parlavo nello scorso episodio per andare direttamente poi al falò. Ma prima ci sono un po' di cose da fare. Oh, ma ascoltami, ma perché? Perché? Uno, due, tre. Via, perché? Ok. Che palle. Uno, due, tre. Mi sono dimenticato di rimettere lo spadone, ragazzi. Però la Claymore potrebbe essere interessante proprio adesso, Dove stai? Ah, le ho killate. Ah, buono. Meglio così. Vedete che stiamo prendendo una merda. Me l'ero dimenticato, vedete? Allora, facciamo così. Facciamo così. Porca miseria, porca. Facciamo così, andiamo prima di qua e poi facciamo la parte sotto, dai. Perché sennò qui... Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Bam! È ancora vivo? Guardate in quanti ce li lanciano. Cioè, assurdo, dai! Sì. Aspettiamo un po' che passa il veleno. Ok, avanziamo. Ne subiamo tre, porca miseria. Beh, certo! Grazie al cacchio. E non mi ha neanche dato quello per la tossicità, porca miseria. Allora, con calma. Vedete quanto è importante portare la Claymore a livelli alti? Perché hai fatto ciò? Bella. Bella per adesso, bella per adesso. Solo per adesso. Solo per adesso, bella. Ah ah. Ah, guardalo lì. Ma perché non mi dà quelli per la tossicità? Proprio infame. Questo è un po' un problema, ragazzi.
Questo è un po' un problema. Non ti arrabbi, non ti butti giù. Guardalo. Ci sono delle piccole possibilità che lui si butta giù, però. Facciamo una cosa. Divertiamoci anche, sennò cosa siamo qua a fare? Arco lungo e freccia con piuma. Giusto proprio per darti fastidio, bello. Ok. No, subito, aspetta. Ah, ancora non lo prendo? Infame! Oh no! È proprio infame. Aspettiamo un po' che scende il veleno. Ci sono parecchie tattiche, ragazzi. Potrei anche saltare con l'attacco in salto. Cioè, saltare dall'altra parte e fare un bel lavoro, però... Spara, spara. Spara, giamburaschino. Bam. Sono veramente arrabbiato. Non mi sta dando nemmeno un muschio di quelli là per la tossicità. E loro li droppano, eh. Non è che non li droppano. Dove stai? Fatti vedere, porca miseria. Che ti faccio vedere io. Deve essere qua sotto. Ah! Sgamato. Infame che non sei altro. Sgamato. Andiamo a prendere, ragazzi. Stiamo lavorando davvero bene. Cioè, sono contento perché comunque... No, questo, questo. E sdam. Niente, non mi vogliono dare la roba ai muschi per la tossicità. L'assalto dei cani, proprio mi aspettavo tutto, ma non questo. Via. No, 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 no. No, ehi. Buona? Eh? Ok. Allora, qua niente. Andiamo di fiaschetta. Ok. Altri due cani. Guardate che infami. Hanno una velocità di attacco impressionante. Questa è interessante, signori. Questa è interessante. Ovviamente ci potenzia la fiaschetta est. Qua, ragazzi. Che pa... Che palle che siete. Che scherzo è questo? Finalmente però una morte grazie ai nemici. Calma, Alessi, con calma. Ok. Ragazzi, no. No, i cani no. Cioè, da tutti quello che vuoi, ma dai cani no. Spara ste fiamme. Infame. Che caspita è? Ok. E mi ha colpito lo stesso. Allora, qui potrei anche buttarmi sotto. Fare un bel lavoro. Ma non è una ruota da trasporto come quella che abbiamo fatto prima, questa, eh? No. 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 Sono ancora arrabbiato per i cani, pensate. Però abbiamo sempre recuperato tutto. Abbiamo sempre fatto... Bah, bah. Ci sta, ragazzi. Siamo nella città infame. Un paio di morti ci stanno tantissimo. Qui veramente anche i più scaltri fanno brutte fine. Ok. Ne abbiamo un botto, ragazzi. Possiamo livellare tantissimo, eh. Secondo me possiamo fare un altro level up, è sicuro. Tu te ne stai lì, guarda. Ti lascio proprio nella tua vergogna. Ok, ragazzi, qua il rischio è grande. Qua il rischio è grande. Ma va fatto. Va fatto. Va fatto. Il rischio è molto grande, ragazzi. Moltissimo. Perché qui c'è una sorta di bug problematico in una zona.
spesso questo tronco, almeno nella versione quella lì classic, ti faceva cadere giù. Qui basta avere un po' di velocità nel farlo e si è un pelino più tranquilli. Calma. Ed eccoci qui dove vi dicevo, ragazzi. Eravamo dall'altra parte nello scorso episodio, dove dicevamo che non riuscivamo ad arrivarci. Sdam. Sdam. Ok. Qui siamo in un punto importante, ragazzi. Perché? C'è un cadavere. Apriamo. Qui praticamente forse abitava qualcuno o comunque stava lavorando qualcuno, quel cadavere lì, che aveva anche il suo baule con all'interno una stregoneria rimedio. Ora, ragazzi, vi faccio vedere un'altra piccola cosa di lore. Sulla lore non sto parlando molto perché penso che il gioco ormai sia uscito da parecchio e che molti sappiano già tutto. Però, magia del curatore dalle vesti rosse, che abbiamo appena trovato, Yulva, guardiana del sigillo di Petit Londo. Riduce il sanguinamento e l'accumulo di veleni ed annulla diversi effetti dei veleni, quindi molto utile qui. Una delle magie curative uniche di Petit. Forse ha abbandonato il suo compito di guardiana del fuoco per dedicarsi alle arti curative nella città infame. Era una guardiana del fuoco, Yulva, e stava cercando di curare la città infame dal veleno. Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Vedete leggendo le descrizioni quante cose si possono trovare? È assurdo, no? È davvero assurdo, ragazzi. Si possono trovare tantissime cose, ragazzi. Ed era in un angolino qui. E dall'altra parte noi ci potevamo arrivare, ma non potevamo scendere qui in altro modo. È incredibile. Qua possiamo salire sopra. Ok, altra zona. Vasi, api, zanzare, tutto come al solito. Continuiamo a salire, troviamo lo strudel. Distruggiamo tutti in un paio di mosse. Qui c'è un'altra strada che se non mi ammazzano per l'aggro riusciamo a raggiungere, ma non porta da nessuna parte. Quindi stiamo veramente perlustrando tutto, eh? Ok. Allora, ragazzi, fatemi vedere bene le strutture perché ho davvero bisogno di percepire. Non mi ricordo. Attenzione, non mi ricordo. Ah, forse da qua. No, beh, ma da qua è da dove siamo arrivati, scusa. Perché non mi ricordo? Why? Why non ricordo? Why non ricordo? Comunque bisogna andare lì, ok, dai, ci siamo. Ci siamo, bisogna andare lì. Ok, bam. Bam. E bam. Sa parfait. Allora, ragazzi, qua probabilmente appunto serviva per vedere la zona. Quindi grazie a questa parte qui noi riuscivamo a capire come andare avanti. Mi sono sbagliato solo con le salite, ragazzi. Praticamente non era qua che si sale, ma dall'altra parte. Ora io ho sempre paura di cadere qui. Avete visto che ha fatto uno scattino? E occhio, eh. Qua se sbagli il tronco, se sbagli qualche cagata, vai giù. È brutta la città infame, ragazzi, è brutta. Ma era giusto farla vedere e perlustrarla tutta insieme. Ora, abbiamo fatto anche tutta la parte alta. Incredibile. Ora vi porto in una zona importante. Eccoci qua. Sempre più su. Qua non credo ci sia qualcosa. Rompo sempre tutto, ragazzi, per il semplice fatto che magari ci ho
qualcosina nascosta. No, no. Perfetto, guardate che schifo che fanno queste cose. Cioè, ma perché? Ok ragazzi, qui da dove siamo saliti, da questa parte, altra scala. È giusto comunque quello che sto facendo, perché comunque vi sto facendo vedere praticamente tutta l'esplorazione della città infame, della parte alta. L'abbiamo fatta nel capitolo precedente. Adesso qua, altro oggetto importante, chiave delle rovine di Petit Londo. Qui troviamo altri tre giganti. E poi, ragazzi, vi faccio vedere uno shortcut interessantissimo. Affrontiamoli, perché tanto... Sì, ok, sono tosti, ma... La solita cagata la devo fare sempre io. Noto questa cosa che... Vedete i vasi? Quanto sono fastidiosi. Non vi preoccupate per le fiaschette, ragazzi, perché adesso questo shortcut ci porta direttamente al nostro falò. Questo è un bel problema. Affrontarli così può essere dannoso. Ok. Uno lo abbiamo aggrato bene. Vorrei affrontarci, cioè vorrei sconfiggerli anche per fare un po' di anime, ma vedo che sono abbastanza infami in questo momento. Ok, durante il backstab siamo praticamente immuni, quindi ottimo. Perché giustamente, siccome è roba lunga, non possono farci colpire il game. Oh, ragazzi, per ora lavorone, non mi ha fatto fare... Brutta questa cosa, perché secondo me erano già due backstab, ma non me l'ha fatti fare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Escrementi e cagate d'uccello. Però il problema è che vorrei veramente il drop della mazza, perché è OP, ragazzi. È veramente OP. Ora vi faccio vedere dove siamo. Eh sì, signori. E non è finita qui. Perché se partiamo quel ponte, andiamo dall'altra parte, quindi dritti di là. No, allora varchiamo il ponte e torniamo al falò. Se andiamo dritti di là, andiamo nella Valle dei Draghi. Guardate, è incredibile, eh? Però prima andiamo di qua. Altra anima, ne abbiamo una tonnellata. Chiave che avremmo già avuto, perché avevamo la chiave quella lì universale, quindi avremmo già potuto aprire qui, eh. Rovine di Petit Londo. Quindi Yulva, che veniva direttamente da Petit, andava a curare la palude. Però poverina c'è rimasta. E questo è il problema di Yulva. Quello era un sigillatore, lo stesso che ha sigillato Petit Londo. Perché voi la vedete così, ma perché? Perché è stata sigillata. Lo scopriremo dopo, perché parleremo con un altro personaggio. Però quelle vesti rosse sono di un sigillatore, ragazzi. E di solito fanno queste cose qui, cercano di riparare a delle situazioni davvero difficili. Petit Londo ha avuto un grosso problema. Ne parleremo magari più avanti, se volete. Però non voglio, voglio sempre dare delle spizzicate sulla lore, perché il gioco è uscito da tanto e poi voglio che lo scoprite anche leggendo gli oggetti. Perché tanti si lamentano che Dark Souls non abbia una storia. Ce l'ha, non te la mette in faccia. E questa è la differenza. La devi scoprire tu. Sentite per caso una musichetta particolare? Eh sì, siamo proprio qui. Siamo proprio qui. Qui c'è lei, che può fare un altro favore, no? Potenziare la fiaschetta Estus, perché abbiamo un'altra anima. Usare l'anima della guardiana?
fiaschetta Estus più 2. Andiamo su. Torniamo al nostro falò, che essendo un falò potenziato ci darà 10 Estus. Avanzamento di livello. Sono quasi curioso di andare avanti a forza. Quasi curioso. Perché in questo momento la nostra spada, vediamola da qua. 220 più 56 fanno 276. Ok? Sono un po' indeciso. Siamo quasi alla fine del bonus di vitalità, quindi iniziamo a fare un po' tutto, no? Anche se la stamina è clamorosa adesso. È molto importante. Altra botta alla stamina. Sembra non crescere, ma in realtà sta crescendo. E noi da qui possiamo fare anche un altro lavoro, ragazzi. Facciamolo. Facciamolo. Salve, salve a tutti. Salve. Almeno salutiamo. Sì. Sì. Lì si possono fare altre cose su quella torre sui tetti, eh. Poi le faremo. Con calma. Ehi Ale, perché sei venuto qua? State qua. Ora ve lo spiego. Voilà! Siamo un po' di un altro livello in questo momento, ragazzi, scusate. Scusate. Signore e signori? Andre! Perché? Perché vediamo un po' di cose, no? Iniziamo a potenziarci, iniziamo a vedere un po' di cosine. Magari ripariamo qualcosa. Chi lo sa? Voilà! Ciao Andrea! Ah, why, that's a fine ember you have there. I could smith some mighty weapons with one of those. Why not lend it to me? Magnificent! You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. Aver portato tutto questo ad Andre ci può far potenziare la Claymore a più 6. Quindi superare il più 5. Ma noi potremmo persino, ragazzi, potenziare lo spadone in teoria. Iniziamo a fare un lavoro. Non ti preoccupare, Andre. Me la caverò. Iniziamo a fare un lavoretto. Di queste qua piccole, dai. Queste due sono piccoline, queste qua. Anche se sembrano darci molto, in realtà sono piccole. Poi facciamo così. Ok. E poi queste sei. È importante quello che stiamo facendo adesso, ragazzi, eh? È molto importante. Allora, potenzia arma. Potremmo fare un po' gli sboroni e potenziare lo spadone del Re Cavaliere. Serve solo una titanite scintillante. E noi ne abbiamo 4. E 2000 anime. Questo porterebbe lo spadone a fare un danno di 242 senza la nostra forza. Ma se noi dovessimo portare la Claymore, e iniziamo a farlo, ragazzi, perché tanto non è che
Se la vogliamo portare avanti, iniziamo a farla, anche per farvi vedere un po' l'arma. Già il primo step ci porta da 110 a 113. Ok? Qui, da 113 a 123. Ci vuole una titanite. Però intera. Ok? Qua ce ne vogliono due. Quindi dovremmo iniziare a farmare le titaniti. Però intanto, abbiamo potenziato la Claymore. E intanto potenziamo lo spadone del Re Cavaliere, una cosa clamorosa. E possiamo potenziarlo persino a più 2 e portarlo a 2,64 di danno. Potremmo portarlo a più 3, però penso che già 2,64 sia qualcosa di veramente devastante. E dopo vi farò vedere perché. Però non male, no? Iniziamo a riparare un po' le cose. Ripariamo qualcosina. Vediamo che le cose danneggiate costano veramente pochissimo, quindi le ripariamo tutte. Costano veramente poco. Qua inizia a scarseggiare un po', ci sono un po' più di problemi. E un'aggiustatina sarebbe anche da dargli, eh. Possiamo anche potenziare, ragazzi, le nostre armature. Ma finché non avrò un set, diciamo, fisso, nel senso quello finale, non voglio farlo. Se noi andiamo qua, abbiamo durata 429 su 450. Ce ne vuole ancora prima di rompere qualcosa, ragazzi. Le armature sono ovviamente molto più resistenti. Ora andiamo a vedere. ...264 più 67? Eh? Eh? E poi qua abbiamo 123 più 48, che non è per niente male per la Claymore, che ulteriormente potenziata migliorerà ancora di più. Lo faremo piano piano, ci vuole un po' di farming, titaniti e cavoli vari, però ragazzi, siamo veramente arrivati a un punto devastante. Ora, siccome non voglio perdere troppo tempo, tagliamo, ragazzi, e andiamo direttamente di nuovo giù. Quindi la parte alta l'abbiamo completata praticamente tutta. Ora ci tocca avvelenarci ancora un po'. Ok. Ma non c'è problema, ce ne toglie talmente poco che non è un problema. Anzi, potremmo persino far così. Sono un cretino. Ditemelo, titanite grande, sono un cretino. Ditemelo, non c'è problema. Vedete qua la Claymore sarebbe stata devastante, perché comunque attaccando dall'alto. Perché te ne va? Allora, per adesso appunto dicevo, è inutile curarsi. Perché non l'ho preso subito? Ci vuole un anello, ragazzi. Ok, non c'è niente che ci fa andare più veloce anche qua. Allora, ne abbiamo 15, quindi non è un problema, secondo me, utilizzarle. Utilizziamo un'umanità. Ci cura tutto. E torniamo a 3. La perlustrazza di questa zona è un po' particolare, come potete vedere. Ma... Anfami! Infamacci. Noi faremo tutte cose un po' particolari, ragazzi. In senso, non è che seguiremo per forza. Mizzega, che aggro! Oh, frate! Allora, non possiamo venire colpiti dagli altri mentre c'è il backstab, quindi possiamo stare tranquilli sotto quell'aspetto. Ah, sì? Ah, sì? Ok. Oh, l'ho parato? Non te l'aspettavi? Ma perché? Perché, mi chiedo?
Ma vai, oh! Stai qua. Dobbiamo parlare. Non risolvere una questione. Mentre lui raccoglie la roccia, giustamente non si fa beccare. Allora, stiamo veramente riempendo le tasche di merda che può avvelenare gli avversari a cui la lanciamo, ma avvelena anche noi. È cattiveria qua. Dai. Dai. Ma dove vai ogni volta? Ok. Dobbiamo liberare questa zona, ragazzi, ovviamente. Dai cicciotti qui. Dai porcellini. Bam. Sì, si è stato bravo. Allora, ok. Pensate quante volte abbiamo affrontato queste zone cacandoci addosso con un po' di paura, no? Con un po' di... Voi direte, Ale, ma non stai sprecando umanità? Ni. Ni. Perché a questo punto averne 10 e uccidere le larve che ci sono all'interno di questo luogo ci può far trovare parecchie titaniti. Quindi di solito si arriva a 10 proprio per questo motivo. Ma prima di andare avanti con tutta questa parte bassa, voglio farvi vedere una cosa che è, diciamo, l'epic moment di questo episodio. Una strada. Dominio di Quelag. Chi è? Dove ci porta la città infame? Il dominio di Quelag? Cosa sono questi cosi? Pregano verso questa direzione e hanno delle uova addosso. Cosa saranno? Servitori di chi? E intanto qui abbiamo il segno di evocazione di Mildred, che ci darà una mano contro questo boss. Questo boss ha un buon danno dal fuoco. E quindi noi adesso dobbiamo cercare di equipaggiarci in un modo abbastanza carino per questa tipologia, no? Quindi noi proviamo a buttar giù tutto. E facciamo così. Questo fatelo ogni tanto, ragazzi, non sempre, perché questo è proprio per essere proprio precisi, no? Per cercare di affrontare nel miglior modo possibile. Però difesa fuoco per ora più 15 ce l'ha l'elmo del gargoyle. 10 viandante. 15 gargoyle. Quindi, perché no? Non lo usiamo mai. Per quanto riguarda gli abiti, difesa fuoco, abbiamo un 26 da quello del viandante, però non è molto buono come resistenza e tutto il resto. Quindi tentiamo comunque di mettere quell'elite, ma magari con tutto il resto del viandante. Quindi macete del viandante e stivali del viandante. E dovremmo avere una buona copertura dal fuoco in questo momento. Tra, appunto, il casco, ok? Quindi l'elmo e tutto il resto. 139 difesa dal fuoco. Non è per niente male, ragazzi. Ed è un 139, tra parentesi, 76. Quindi, raga, possiamo andare già... Siamo pesanti, ovviamente. Però useremo lo scudo per la maggiore. Quindi proviamo così. Proviamo così. Chiamiamo Mildred, che abbiamo sconfitto e quindi ci può dare una mano. E andiamo ad affrontare il boss di questo luogo. Fiaschetta livello 2, una buona spada, potenziata davvero tanto, e vediamo che tipo di danno possiamo fare a Quelag con lo spadone del cavaliere, del re cavaliere di livello 2. Signori? Eh sì.
Però ora non distraiamoci dalle bocce. Guardate che splendida. Lo sapevo che mi facevi questo. Stiamo sempre su questo lato, ragazzi. Vi consiglio questo lato, sinceramente. Vi consiglio questo lato. Ora con calma ci spostiamo, perché lei fa questo tipo di attacchi. Quindi teniamo, proviamo perlomeno a tenere sempre lo scudo su. Ora se la prenderà con Mildred. Guardate come salta. È cattivissimo. Attenti sempre all'attacco in salto e all'attacco esplosivo. Abbiamo preso della lava, probabile. Sì. L'attacco esplosivo. Perfetto. Altro scudo alzato, sempre molto importante. Si è incastrata qua, ma in realtà sarebbe stato meglio stare sul suo lato sinistro. Occhio all'esplosione, abbiamo fatto benissimo a tenere lo scudo su. Lato sinistro. Erroraccio da parte di quella. Ma... grazie Mildred, ma l'avessi colpita una volta. Ma l'avrà colpita una volta, boh. Comunque, ragazzi, 20.000 anime, umanità gemelle e anima di Quelag. Attenzione, attenzione. Anima di Quelag, un tempo figlia della strega di Izalith e ora demone del caos. Ragazzi, la strega di Izalith, quella che abbiamo visto all'inizio. Gli esseri speciali hanno anime speciali e quella di Quelag contiene tutti gli aspetti del caos. Usala per acquisire moltissime anime o per creare un'arma unica. Ora, abbiamo sbloccato questa cosa. Abbiamo distrutto Quelag, ma che si fa? C'è una strada, no? E va di là. Andiamo. La nostra seconda campana. E qui facciamo qualcosa che noteranno tutti. Tutti. Lo noterà Oscar, il cavaliere, che poi purtroppo è rimasto lì ed è morto. Diventerà vuoto Oscar? Non lo sappiamo. Chi è Oscar? Quello che ci ha buttato il cadavere all'inizio per aiutarci. Attenzione a lui, non dimentichiamocelo. Lo noterà anche Soler. Non pensiate che gli NPC o quelli che ci aiutano, quelli che troviamo in giro, non reagiscano a quello che succede. E noi stiamo per suonare la seconda campana e iniziare la leggenda del non morto, il compimento della profezia. Da qui in poi scatterà qualcosa. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Entrambe le campane suonate. La fortezza di Sen è stata aperta dal gigante che è al suo interno, che è stato risvegliato dalle due campane. È iniziata la profezia e bisogna... osso del ritorno. È iniziata la profezia e bisogna, per continuare questa leggenda, varcare la fortezza di Sen, arrivare sopra per sbloccare qualcos'altro. Ora, il nostro obiettivo però è andare avanti. Qui troviamo qualcosa di davvero interessante. Le rovine
di Izalith. Guardate com'è imponente. Ormai sono rimaste solo le rovine, ma... Quindi Quelag era una delle figlie di Izalith. Devastante, no? Adesso, continuando per questo tunnel, guardate le rovine. Possiamo anche attivarlo il falò, ma... Sì, perché no? Rovine del demone. Le rovine del demone, a cosa ci portano? A Izalith, ragazzi. Ma non è da affrontare adesso. A mio parere, non è da affrontare adesso. Anzi, abbiamo talmente tanto da fare, ragazzi. E prima di chiudere questo episodio, voglio appunto farvi vedere un po' cosa c'è da fare. Una zona nascosta che ci porta a questo individuo e a un falò e ad una musica un po' strana. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Un nuovo servitore? Non mi farà passare se gli dico di no. But you have no eggs. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. La nostra signora? Di che cosa parla? Ragazzi, a volte sto zitto perché voglio che le immagini vi dicano qualcosa. C'è una storia dietro tutto questo. Lei è Quelan. È incredibile, ragazzi. E come potete vedere, non sta bene. Avvicinandoci, scopriamo che lei non può parlare la nostra lingua. Stessa cosa avrebbe fatto Quelag. Non parlano la nostra lingua. Vedete? C'è solo un punto di domanda. Stringi patto. È una guardiana del fuoco. Potenzia fiaschetta Estus. È la sorella di Quelag. È un'altra figlia di Izalith. Abbandonare l'attuale patto e unirti a questo? Palla, fuoco, caos, migliorata. Anche per questo non valeva la pena spendere troppe anime in palle di fuoco più potenti di quella classica. Non possiamo parlare. Ma il patto sta nell'offrirgli delle umanità. Ma lui chi è? Sto pirletto. Are you prepared to dedicate yourself to our fair lady? Then I will make available whatever you require. If you need something, ask me first. Registro dei servitori. Angie, il portatore dell'uovo, mantiene questo registro dei servitori della sua padrona, una figlia del caos. Angie loda coloro che offrono abbastanza umanità da alleviare la sofferenza della sua padrona. Ma le lodi di Angie valgono davvero qualcosa? Ragazzi, Quelag
uccideva chiunque passava la nebbia per portare le umanità di chi veniva ucciso a sua sorella, che soffre senza umanità. E per alleviarne la sofferenza, sua sorella gli portava le umanità. Ma, ottenendo l'anello della strega, che magari otterremo più avanti, non lo so, potremo parlare con Kelan, che adesso la chiamiamo Quelan, Kelan, però non lo sappiamo ancora noi il nome, no? E lei penserà che noi siamo sua sorella, perché solo loro si possono capire nella loro lingua. È devastante. There is no time for idle chat. Think only of our fair lady and what she may need. Perché lui si sente così in colpa? Perché Angie si sente così in colpa? Perché fa di tutto per lei? Eppure lei è qui, senza forze, inerme. Kellagg non c'è più. Perché Angie è così in colpa? Si sente così da doverla servire per sempre? È stato lui che ha fatto qualcosa? Che l'ha portata a questo stato? C'è da parlare, ragazzi. C'è da parlare e potete farlo anche voi nei commenti, ragazzi. Quello che voglio vedere è che quando io vi lancio delle frecciatine sulla lore è vedervi ampliarla. Sarebbe bello. Non lo chiedo per forza, perché ovviamente se non vogliamo fare spoiler o se volete scoprire da soli cosa è successo, è anche importante questo. Però ragazzi, eccoci qui. Alla fine di questo episodio, in questa scena abbastanza particolare. E poi ripartiremo, perché c'è tanto da fare. E chissà se andremo direttamente alla fortezza di Sen o faremo qualcosa di inaspettato nuovamente. Un abbraccio, un bacione, e noi ci vediamo nel prossimo video su questa avventura, su questo walkthrough, su Dark Souls. Ho detto Wall Souls, le anime dei muri, vabbè, fa niente. Dove stiamo veramente andando bene. Bel walkthrough sta venendo fuori. Dai, siamo veramente a un ritmo bellissimo. Un abbraccio. Alla prossima, ragazzi.